Dal Vangelo di Marco. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono ed, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. E mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Sorelle e fratelli carissimi, in questa domenica celebriamo la solennità del corpo e del sangue di Gesù, popolarmente detta Corpus Domini. Questo è il motivo che ci ha portato qui in cattedrale per registrare la buona novella nella cappella dedicata al Santissimo Sacramento, nella quale è custodito questo bel quadro che raffigura l'ultima cena, perché l'ultima cena di Gesù è il modello originale a cui ogni nostra Eucarestia, ogni nostra celebrazione dovrebbe rifarsi e assomigliare quanto più è possibile. La settimana scorsa ci ha raggiunto una bellissima notizia: un giovane nostro contemporaneo, morto da pochissimo tempo, Carlo Acutis, a breve verrà canonizzato, verrà fatto santo. E questo ragazzo diceva anche sui social, a tutti i suoi coetanei e a chiunque avesse avuto modo di leggere i suoi post, che l'Eucarestia è l'autostrada verso il cielo. Con questa espressione moderna, Carlo Acutis voleva ricordarci la centralità dell'Eucarestia, di cui ci ha detto molto bene anche il Concilio Vaticano II. L'Eucarestia è la fonte e il culmine della vita di ogni credente. Ma all'importanza dell'Eucarestia noi siamo abituati in ogni epoca e in ogni luogo. Tutti, ovunque, hanno dato sempre grandissima importanza all'Eucarestia, con le celebrazioni, con le devozioni, con gli scritti, con la riflessione spirituale, con la preghiera, con i canti. Ed è stato così fin da subito. Il libro degli Atti degli Apostoli, infatti, ci dice che i primi cristiani erano assidui nell'ascolto dell'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nella frazione del pane, che era il termine tecnico per indicare l'Eucarestia, e nelle preghiere. E anche San Paolo, nelle sue lettere, spesso ci dice che le prime comunità si riunivano nelle case per spezzare il pane insieme. Naturalmente non è che era idilliaca la situazione della Chiesa delle origini. Anche allora, come oggi, alcuni, diversi, non partecipavano all'Eucarestia
e alcuni di quelli che partecipavano, ci dice San Paolo e ci dice anche un documento chiamato la Didascalia degli Apostoli, parlavano fra di loro oppure addirittura si addormentavano. Ma ci sono due documenti dell'antichità che vorrei condividere insieme con voi. Uno famosissimo, spesso citato da Benedetto XVI, è quello che riguarda i martiri di Abitene. Nel 304 d.C., durante le persecuzioni di Diocleziano, in questo luogo della Tunisia furono uccisi 31 uomini e 18 donne perché partecipavano all'Eucarestia. Ma loro dicevano «sine dominico non possumus», cioè «noi non possiamo vivere senza la domenica, noi non possiamo esistere se non andiamo alla celebrazione dell'Eucarestia». Questa frase fu detta al proconsole, a colui che rappresentava l'imperatore, da Emerito, l'uomo nella casa del quale quei cristiani si riunivano. Il proconsole gli chiede: «perché tu accogli nella tua casa questi uomini e queste donne per fare una cosa che l'imperatore ha proibito?» E lui rispose proprio così: «perché noi non possiamo né essere né vivere da cristiani senza la celebrazione domenicale». Del resto, anche Saturnino, il sacerdote che presiedeva l'Eucarestia nella casa di Emerito, alla domanda del perché aveva contraddetto le leggi dell'imperatore, diceva: «perché noi dobbiamo ubbidire alla nostra legge, e la nostra legge ci dice che nel giorno del sole, la domenica, noi ci dobbiamo riunire per celebrare l'Eucarestia». E così la Vergine Vittoria, una giovane che aveva partecipato all'Eucarestia, quando le chiesero se effettivamente era presente, lei disse: «certo che ero presente, perché io sono cristiana». Ma c'è un altro documento, scritto da un pagano, dal governatore del Ponto e della Bitinia, che si chiamava Plinio il Giovane ed era molto amico dell'imperatore Traiano. Nel 112 egli scrive all'imperatore, suo amico, e gli dice: «guarda, io mi trovo in grande difficoltà perché tu hai comandato di perseguitare e uccidere tutti i cristiani, ma io vedo che questi sono un numero esorbitante. Sono uomini e donne di tutte le età, di tutte le condizioni sociali, in città, in campagna e nei villaggi, ovunque si riuniscono». E sentite cosa scrisse questo governatore al suo amico imperatore: «si tratta di gente che ha l'abitudine di riunirsi in un giorno fissato, prima del levar del sole, di cantare fra loro alternativamente un inno a Cristo come ad un Dio. Poi si impegnano con giuramento a non perpetrare crimini, a non commettere né ruberie, né brigantaggi, né adulteri, a non venir meno alla parola data, a non negare un deposito reclamato con giustizia. Compiuti i loro riti, essi hanno l'abitudine di separarsi e di riunirsi ancora per prendere il loro cibo, che se ne dica, è ordinario e innocuo». Questo governatore si era reso conto che i cristiani non andavano contro l'ordine costituito, non andavano contro la società, ma erano il lievito, il fermento, l'esempio per la società intera. Come sarebbe bello se anche noi cristiani di oggi tornassimo ad essere così.
E lo potremmo essere se, come loro, come i cristiani dei primi secoli, ci rifacciamo sempre di più e sempre meglio all'ultima cena. L'ultima cena raffigurata nel quadro, l'ultima cena che deve essere il modello delle nostre celebrazioni, ma il modello soprattutto delle nostre vite personali e comunitarie. Cosa ci ha detto il Vangelo di Marco che abbiamo ascoltato? Che Gesù vuole celebrare la Pasqua e vuole celebrarla con i suoi discepoli e vuole che questa Pasqua sia preparata. Ecco la prima cosa necessaria per le nostre celebrazioni, che esse siano preparate. Che siano preparate da parte del presbitero o del vescovo che le presiede, da parte di coloro che animano la celebrazione, i ministranti, il coro, i catechisti, ma che sia preparata da parte di tutta la comunità. E che per entrare nella mentalità giusta della celebrazione dobbiamo seguire, come i due apostoli mandati avanti da Gesù, un uomo che porta una brocca d'acqua. Era un segno inconfondibile nell'antichità, perché nell'antichità l'acqua l'andavano a prendere praticamente sempre le donne. Ed erano le donne che usavano la brocca riempita d'acqua per metterla sulla loro testa e poterla riportare a casa. Gli uomini non ci andavano mai e quelle rarissime volte che ci andavano comunque utilizzavano gli otri. Allora cosa significa questo uomo che viene incontro ai due apostoli per noi? Significa che il cristiano deve andare controcorrente se vuole essere seguito, come quell'uomo andava in una direzione opposta a quella in cui andavano gli apostoli, e soprattutto che quell'uomo non si vergognava di fare un gesto estremamente umile, di servizio, così umile che gli altri uomini normalmente non lo facevano, delegandolo alle donne. Vuoi vivere in modo autentico la celebrazione dell'Eucarestia? Preparati e vivila nello spirito del servizio. Poi Gesù, dicendo di preparare la Pasqua a questi due apostoli, forse ha fatto una cosa nuova che noi non ci saremmo aspettati, perché preparare la Pasqua per un ebreo significava prendere l'agnello, prendere il pane azzimo, prendere le erbe amare. Di tutto questo il brano di Marco non ci dice nulla. Ci parla di una sala. Ecco cosa voleva preparato il Signore Gesù, una sala. E le caratteristiche di questa sala devono essere le caratteristiche di noi Chiesa di oggi. La sala è al piano superiore. Il piano superiore in cui Gesù celebra la Pasqua con i suoi discepoli è la stessa cosa del monte di cui ci parlava il Vangelo di Matteo domenica scorsa. È salire a un livello diverso da quello delle persone del mondo, arrivare a un livello diverso dal modo in cui pensa, parla e agisce l'umanità. Nella pianura, ci diceva anche domenica scorsa San Matteo, il modo di pensare, parlare e agire è quello che è davanti ai nostri occhi, basato sulla forza, sulla violenza, sulla sopraffazione, sul bene individuale, sullo sfruttamento delle situazioni e delle persone. Al piano superiore tutte queste cose non sono ammesse. Al piano superiore comanda l'amore, al piano superiore comanda il servizio, che forse invece al piano inferiore non sono considerate. Vuoi che la tua celebrazione sia buona? Vai al piano superiore. Cerca di prendere le caratteristiche del mondo di Dio
che questa celebrazione ti offre. Inoltre, questa sala deve essere grande. Non solamente una grandezza materiale è evidente, ma la grandezza della sala esprime la possibilità di accogliere tutti. La Chiesa di oggi deve accogliere tutti nella sua celebrazione. La Chiesa di oggi deve fare in modo che chiunque voglia possa entrare nella sala per poter partecipare alla celebrazione. Del resto, nella parabola del banchetto, il padrone di casa per ben 3 volte manda i servi a chiamare chiunque, anche coloro che sono ai crocicchi delle strade, perché vengano e la sala sia finalmente piena. Chiesa accogliente per tutti, qualunque sia la loro condizione. E questa sala, oltre ad essere al piano superiore e ad essere grande, deve essere anche preparata. Cioè ci dovevano stare i divani, perché gli ebrei del tempo di Gesù, mutuando l'abitudine dei greci e dei romani, i quali a loro volta l'avevano imparata dai persiani, mangiavano sdraiati sui loro divani, appoggiati al braccio sinistro e prendendo il cibo con la mano destra. Questo era un atteggiamento molto scomodo che impediva anche di difendersi, di fare qualunque altra cosa oltre il mangiare, ma esprimeva la libertà di chi mangiava. Chi mangiava in quel modo non aveva nulla da temere, era un uomo libero, una donna libera, era un popolo libero, il popolo che mangiava in quel modo. La nostra celebrazione, per essere autentica, deve essere una celebrazione di uomini e donne libere, di uomini e donne che non hanno nulla da temere. Gli antichi dovevano essere attenti agli invasori vicini. La libertà significava autonomia politica e sociale. Noi che viviamo oggi, a cosa dobbiamo stare attenti? A tutto ciò che ci impedisce di essere veramente liberi, al nostro egoismo, alla nostra superbia, al nostro orgoglio, al nostro narcisismo, alle nostre eccessive preoccupazioni, ai nostri rimorsi, a tutte le volte che ci sentiamo legati dalle cose o dalle situazioni o dalle persone. Da tutto questo noi dobbiamo essere liberi se vogliamo celebrare in modo autentico la nostra Eucarestia, al centro della quale ci sarà il pane e il vino. Gesù prese il pane, ci dice il Vangelo. In ogni cultura, in ogni civiltà, dall'origine del mondo fino ad oggi, il pane indica il necessario per la vita, ciò che è indispensabile per l'esistenza. L'Eucarestia è ciò che è indispensabile per la nostra esistenza. Poteva scegliere un altro alimento il Signore Gesù, ma ha scelto il pane. Di esso, del pane, si parla ben 500 volte nell'Antico Testamento, oltre 100 volte nel Nuovo Testamento. Anche questi numeri ci fanno comprendere la sua importanza. E poi il pane non nasce così, deve essere fatto e deve essere fatto prendendo un'altra realtà, il grano, il frumento, che nasce nei campi, che quindi deve essere seminato e che, come si dice nella celebrazione della Messa, è frutto della terra, cioè dono di Dio, ed è frutto del lavoro, cioè dell'impegno dell'uomo, che trasforma il grano facendolo diventare pane. E il significato del pane significa che la nostra vita, come quella di Gesù, deve essere una vita donata, ma che per essere una vita donata è necessario che sia una vita spezzata,
perché Gesù, dopo aver benedetto il pane, cioè dopo aver riconosciuto che viene da Dio e che quindi noi siamo invitati al banchetto di nozze dell'agnello, non padroni, dopo aver benedetto il pane, lo spezza per poterlo dare. Se tu ti vuoi dare, se tu vuoi condividere la tua vita con gli altri, se tu vuoi creare la comunione, devi farti pane come Gesù si è fatto pane. Ed infatti Gesù dice: questo è il mio corpo, che nel linguaggio degli ebrei significa questo sono io. Noi dobbiamo farci pane, dobbiamo lasciarci mangiare. Ma poi Gesù prende anche il calice del vino. Anche il vino è molto presente nella Sacra Scrittura. 141 volte nell'Antico Testamento, decine e decine di volte nel Nuovo Testamento. E il vino, al contrario del pane, non è indispensabile per la vita, ma è indispensabile per la gioia e per la festa, affinché la nostra celebrazione non ci dia soltanto ciò che è necessario alla vita, ma anche ciò che rende festosa e gioiosa la vita, bisogna che ci sia anche il vino. Ed è il vino dell'alleanza, ci dice Gesù. Nell'antichità Dio aveva già fatto alleanza con il suo popolo, l'aveva fatta tante volte, perché tante volte il popolo poi rompeva questa alleanza e il Signore, nella sua misericordia, nella sua bontà, la rinnovava sempre di volta in volta. Fare alleanza significa fare fra Dio e il popolo ciò che avviene fra due sposi, mettere insieme la vita, camminare sulla stessa strada, volere le stesse cose. E tutto questo era simboleggiato dal sangue. Infatti Gesù dice: questo è il mio sangue, riferendosi al vino. Lo abbiamo ascoltato anche nella prima lettura di oggi, che Mosè sul monte Sinai sparge il sangue sull'altare e sul popolo, proprio a simboleggiare che nelle vene di Dio e nelle vene del popolo scorre la stessa vita. Noi dobbiamo avere in noi la stessa vita di Dio e dobbiamo portare la vita di Dio non solo durante il tempo della celebrazione, ma lungo l'arco di tutta la nostra esistenza. Questo ci chiede di fare la festa che oggi stiamo celebrando. Questo significa tornare all'origine, all'ultima cena, alla cena pasquale di Gesù. Perché come il popolo degli ebrei nacque dalla celebrazione della Pasqua che ricordava la liberazione dall'Egitto come popolo, così noi cristiani di oggi nasciamo dalla celebrazione della Pasqua di Gesù come popolo e come tali dobbiamo dare l'esempio. Buona festa del Corpus Domini a tutti.